Allora, l'affresco, la tecnica dell'affresco è una tecnica molto antica, la pittura d'affresco, le prime le abbiamo che sono sicuramente di 3.000 anni fa, ed è la tecnica che consiste nell'applicare il colore, dipingere, su dell'intonaco appena steso, fresco quindi, perché in sostanza il colore viene immaschiato, cioè si fonde con l'intonaco. Allora, la tecnica è, si tratta di fare un arricciato su un muro o su un pannello, perché si possono fare anche su pannelli. La seconda stesura dell'intonaco è fatta con materiali inerti molto più sottili. A quel punto si procede con applicando lo spolvero. Lo spolvero è fatto su cartone forato, e poi il cartone viene appoggiato alla superficie e alla superficie dell'intonaco, la malta, e poi si passa con un sacchetto di tela che dentro c'ha della polvere di colore marrone in genere, il quale, battendolo leggermente sulla superficie, lascia passare, filtrare attraverso i buchi dello spolvero un po' di colore. Si tira via il foglio, il cartone, e quindi rimane sull'intonaco, rimane la traccia, l'affresco. Bene. I colori che vengono. Dopodiché si procede col disegno, si rinforza la traccia e poi si procede con si procede a dipingere. I colori che vengono utilizzati sono colori, diciamo, naturali, sono ossidi prevalentemente e terre, ossido di ferro, ossido giallo, poi, vabbè, poi le terre, ce ne sono tante. Diciamo che tendenzialmente una volta erano ben pochi i colori che venivano utilizzati. Quando un affresco in condizioni particolari o il muro per qualche il supporto per qualche motivo deve essere rimosso, abbattuto e così via, per salvare le decorazioni, quindi le pitture d'affresco, si procede con lo strappo della pittura stessa. Bene. Lo strappo è un procedimento che si usa appunto nel restauro. Si usa una colla a caldo, una colla d'animale, che viene applicata sulla superficie pulita della parte dell'affresco che deve essere strappato, e poi si applicano delle tele. Una teletta molto, una mussola molto sottile, la prima, è una successiva un po' più resistente. Quando la colla d'animale si è asciugata bene, cioè dopo diversi giorni, la colla, cioè, tende a far arricciare la tela, e trasportandosi il velo di colore della pittura, lo spessore di colore della pittura d'affresco. No, adesso semplicemente questo qui è l'affresco strappato dal muro, quindi con le due tele per lo strappo dal muro, fatto con la colla Garavella, la colla ad acqua calda. E adesso il rivoltaggio io lo faccio col Vinavil. Questa superficie qui è stata pulita dalle impurità, perché c'erano dei residui di intonaco, ma è stato liberato e reso omogeneo. Demolire un muro, c'è un affresco che ci va, lo salvi, una tela, una garza. Uno strappo, sostanza, una garza, si supera, vero. E successivamente una tela di lino sopra questa, ma quella bisogna aspettare che si asciughi prima questa prima stesura. Qui questo lavoro che sto facendo adesso è il rivoltaggio. Cioè, l'affresco è stato fatto, strappato, pulito il retro, incollato nel retro due tele, una teletta morbida la prima e la tela
più robusta la seconda, e adesso dalla parte anteriore con l'acqua bollente tiro fuori, scopro l'affresco. Infatti, e qui vediamo la colla d'animale che si scioglie con l'acqua calda. Mi garantisce ancora un po'. Porca va. Ecco, adesso si vede.